Buonasera a tutti. Sì, è appena finito il convegno, l'incontro per la presentazione del progetto per l'arretramento della linea Cumana. Io spero che dopo tanti anni sia la volta buona e questa, come tante altre emergenze di protezione civile, sarà al centro del nostro programma elettorale. A questo punto voglio ringraziare l'allora assessore Di Nastella che ha partecipato al tavolo tecnico insieme ai funzionari e ad altri componenti della giunta proprio affinché questo si verificasse. E credo che con l'impegno di tutti riusciremo a portare a termine tante, tantissime cose per il bene di Monte di Procida. Caro Paco, ti ringrazio per questa intervista. Non so descrivere bene le emozioni che provo, sono tante: orgoglio, soddisfazione, senso di rivalsa. Oggi è uno di quei momenti che vale un'intera carriera politica, nel senso che sentire dalla bocca del Presidente della Commissione Trasporti, Luca Gascone, il merito e anche e soprattutto dei sindaci che mi hanno segnalato questa problematica e che gomito a gomito con me hanno lavorato in questi anni, e quindi ha fatto riferimento a me, al collega Di Bacoli, ai colleghi Flegrei, è una grande soddisfazione. L'ha detto e l'ha ridetto, e ho stretto la mano al presidente De Luca e l'ho ringraziato perché io tempo fa, in tempi non sospetti, gli dissi: Presidente, solo lei può risolvere questo che appare un sogno. E appare un incubo a tratti e per altri versi un sogno. Lei lo può tradurre in realtà ed oggi è diventato realtà perché c'è già una ditta incaricata, devono solo partire i lavori e quindi sono soddisfatto. Mi appunto al petto, diciamo, la stellina di un impegno che è andato avanti negli anni e di cui sono estremamente orgoglioso. E quindi condivido questo risultato con tutta la mia squadra e con i colleghi Flegrei per questa grande sinergia che si è venuta a determinare negli ultimi anni e che ha dato frutti importanti, e questo ne è una grande testimonianza. Un evento importantissimo, un momento importante per la viabilità tra Monte di Procida e Bacoli, un progetto che risale a circa 30 anni fa, famoso progetto Rabitti di circa 30 anni fa, che attualmente si realizza. Importante questa presenza del presidente De Luca qui a Bacoli per questo inizio lavori. Speriamo nella realizzazione quanto prima di questa opera, diciamo così.